Allora siamo in compagnia di Pasquale Caracciolo che oggi qui a Valleluogo ci ha presentato, ci ha parlato, ha fatto un suo intervento circa il ruolo, i compiti, diciamo, del CVS regionale e ci ha relazionato anche sulla bozza di regolamento relativo appunto allo statuto dei CVS. Ci vuoi dare una sintesi del tuo intervento? La sintesi è che noi per i prossimi anni saremo particolarmente impegnati su questi due versanti organizzativi, che però sono molto importanti per la vita dell'associazione. Da una parte, ecco, il regolamento di attuazione dello Statuto di Chisano, che è l'unica cosa ancora mancante in tutto il mosaico che in questi anni siamo andati costruendo circa gli statuti e i regolamenti. Ed è importante attuare questo regolamento perché avremo modo di regolamentare meglio la vita dei consigli, i compiti, le funzioni, le responsabilità, il modo con cui poter operare e andare avanti. L'altro è il centro regionale. Noi qui siamo oggi con la Campania, è una regione dove questo adempimento ancora deve essere realizzato. Ecco, noi abbiamo invitato a far sì che venga costituito il centro regionale anche per la Campania, perché è molto importante sia sul piano della promozione dell'apostolato a livello regionale, specialmente in quelle centri, in quelle diocesi, cioè dove il centro non è ancora presente, e poi anche per il suo aspetto ecclesiale. Noi dobbiamo saperci interfacciare con la Chiesa regionale, con la pastorale della salute a livello regionale e per tutte le iniziative che la Chiesa regionale va realizzando nel tempo. Noi dobbiamo essere presenti perché siamo un'associazione ecclesiale. Quindi, volendo fare un saluto finale a chi ci sta ascoltando, cosa auguriamo ai vari CVS regionali e al CVS Italia? Diciamo di saper vivere questo momento particolare che abbiamo alle spalle, della pandemia, dell'isolamento, eccetera. Ecco, man mano che ci sarà consentito, e già oggi è la dimostrazione che possiamo ritornare a ritrovarci, a stare insieme, anche se con le dovute accortezze, rispettando le regole di distanziamento, tutte le norme igieniche e compagnia bella, dobbiamo ritrovarci, superare la paura, vincere ogni reticenza. Perché guardarsi in faccia e guardarsi negli occhi è molto importante per l'apostolato. Nello stesso tempo, però, tutti quegli strumenti di comunicazione sociale che nel periodo della chiusura abbiamo sperimentato, attestano che è molto importante, continuare ad usarli con intelligenza e con accortezza. Grazie e buon lavoro. Anche a voi e a tutti quanti quelli che ascoltano.